Il futuro sostenibile della regione passa anche attraverso la produzione di energia verde da fonti rinnovabili, come chiede l'Europa e come sostiene l'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli, che questa mattina in una conferenza stampa in provincia a Pescara ha presentato il progetto di adeguamento tecnico dell'elettrodotto aereo di Terna, già esistente, che attraversa 6 comuni della provincia di Chieti, Villa Santa Maria, Monteferrante, Montazzoli, Rocca Spinalveti, Carunchio, Eccellenza sul Trigno e il comune di Rocca Vivara in provincia di Campobasso. I lavori tecnici sulla rete non comporteranno ampliamenti ulteriori dell'elettrodotto, ma solo un adeguamento dello stesso per un corretto funzionamento dell'infrastruttura, che avrà il compito di trasportare l'energia dei campi eolici di Edison nel Vastese e di cui beneficerà l'intera regione. In sostanza, noi come Regione Abruzzo abbiamo un compito molto importante, quello di favorire l'adeguamento della rete infrastrutturale elettrica che abbiamo sul nostro territorio. Abbiamo una rete di Terna che è obsoleta, che non riesce ad ospitare altra energia prodotta, soprattutto quella green. Oggi parliamo tanto di transizione energetica, parliamo tanto di sostenibilità, però abbiamo dei casi specifici dove ci sono produttori di energia green che poi non riescono a immettere questa energia verde nella rete. Quindi oggi siamo qui per dare il giusto supporto al territorio per favorire, diciamo, l'ammodernamento di questa rete. Una rete che, come ho detto, è obsoleta, che provoca microinterruzioni, disagi per i cittadini e con un intervento di ammodernamento, e tengo a specificare che è un intervento su una rete già esistente, quindi senza cambiare dal punto di vista plano volumetrico nulla, quindi è un ammodernamento, un intervento per migliorare l'efficacia, la prestazione e per ridurre i disagi ai nostri cittadini e anche per iniziare a centrare degli obiettivi importanti sulla neutralità climatica. Sarà sostenuto direttamente dal produttore che è Edison, che poi provvede, diciamo, a realizzare gli interventi. I comuni sono tutti d'accordo, perché spesso poi quando si parla di opere come queste ci sono un po' voci fuori dal coro. Ma i comuni sono d'accordo, cioè andiamo a modernare una linea già esistente e andiamo a togliere delle criticità che ci sono, quindi non ci saranno nuovi pali, non ci sarà un nuovo percorso, il percorso è quello esistente, quindi non credo che ci siano assolutamente difficoltà da questo punto di vista.